Ci siamo. Luigi. Ciao a tutti, buonasera. E prima di tutto mi dispiace non essere lì, ma purtroppo o per fortuna qui in questi tre giorni, nei prossimi tre giorni, ci sarà un'importante manifestazione a Napoli del Movimento 5 Stelle che si chiama Realizziamo il Futuro. State sentendo quello che sta succedendo a Napoli con De Magistris, la Campania, la Terra dei Fuochi, e noi vogliamo dare una speranza ai cittadini campani, ma più in generale ai cittadini italiani. Abbiamo messo insieme un po' tutti i consiglieri regionali che abbiamo nelle regioni d'Italia, li abbiamo fatti incontrare con i cittadini di Napoli e della Campania e gli stiamo facendo vedere cosa abbiamo fatto, cioè cosa può succedere quando un cittadino ha l'occasione di cambiare la propria terra entrando nelle istituzioni. Voi adesso avete una grande occasione che è Giulia Gibertoni. Io l'ho conosciuta perché abbiamo fatto una parte di campagna elettorale per le elezioni europee insieme, è una persona molto preparata, molto precisa, io ne rimasi già molto colpito a suo tempo. Poi c'è stato quel infausto evento dei tre voti, però evidentemente era destino, perché Giulia doveva contribuire alle elezioni regionali dell'Emilia Romagna ed è per questo che evidentemente è successa quella cosa. Ora è il momento di dimostrare anche che il movimento è cresciuto. Noi non dobbiamo crescere in numero di voti, ma in consapevolezza e in presenza sul territorio. Fino negli ultimi 5 anni noi siamo stati la resistenza, siamo stati la resistenza di una classe politica che cercava di dissanguare i cittadini, in parte ci è riuscita, in altre no. Basta ricordare che grazie ai nostri deputati oggi chi ha debiti con la pubblica amministrazione gli vengono congelate le cartelle di Equitalia, chi delocalizza e scappa all'estero deve restituire i soldi che ha preso dai contributi pubblici italiani. Basti pensare che 32 milioni di euro all'anno i cittadini italiani li risparmieranno grazie ad una norma, quella di Riccardo Fraccaro sugli affitti d'oro, che ha fatto saltare affitti d'oro come un effetto domino in tutta Italia. E poi potrei continuare all'infinito. L'obiettivo oggi non è però più essere resistenza, è essere speranza. E questo è un concetto che deve entrare un po' alla volta nella mente delle persone. Deve essere un nuovo modo di vedere il paese. Non passa per Luigi Di Maio, Max Bugani o Giulia Gibertoni, Manlio Di Stefano, Giancarlo Cancelleri. Non passa per le persone. Per noi il come viene prima del chi. E noi dobbiamo spiegare alle persone che oggi deve crescere tra di loro una maggiore consapevolezza di che paese vogliamo. Il modello è vecchio attualmente, quello applicato. 10 anni fa noi già parlavamo di car sharing, di acqua pubblica, parlavamo di trasporti pubblici e altri paesi ne hanno fatto una fortuna. Invece questo paese, nonostante ci sia il blog di Beppe Grillo da 10 anni, Meetup da 10 anni, la politica ha deciso di andare in un'altra direzione. Perché? Perché anche la consapevolezza tra i cittadini era poca. Essere speranza per questo paese significa prima di tutto spiegare alle persone che un altro paese è possibile, che uscire da questa crisi è possibile. Io non starei in Parlamento se non credessi che è possibile uscire da questa crisi, nonostante abbiamo perso 500.000 artigiani dal 2008 ad oggi, abbiamo 10 milioni di poveri. Io credo che ne possiamo uscire, noi crediamo che se ne possa uscire. Dobbiamo spiegare a queste persone che la speranza c'è. Le questioni si possono risolvere velocemente, dallo stipendio delle forze dell'ordine, basterebbe l'1% su il gioco d'azzardo, l'1% in più di tassazione sul gioco d'azzardo, abbiamo una tassazione al 10% mentre in Europa è al 27%, quindi immaginate quanti soldi potremmo fare, l'1% vale quasi 1 miliardo sul gioco d'azzardo, e abbassare la spesa militare, ridurre gli sprechi, c'è ancora tantissimo da fare, ma la cosa più importante che dobbiamo fare è smetterla di parlare di loro. Loro sono un modello vecchio, un modello che non dobbiamo neanche più considerare. Continuano ad investire in inceneritori, noi già pensiamo al geotermico, pensiamo al microeolico, pensiamo al fotovoltaico, pensiamo ad una sanità diversa, pensiamo ad una scuola diversa, e ci sono proposte di legge depositate in Parlamento nostre che se venissero approvate rivoluzionerebbero l'Italia. Io non dico che la renderebbero perfetta, perché noi non siamo perfetti, dobbiamo approcciarci alle persone che non ci votano con l'umiltà che ci ha sempre contraddistinto, senza mai credere di essere superiori, ma sicuramente credere di essere persone di buon senso e oneste.
Giulia e sicuramente tutti gli altri consiglieri, candidati consiglieri regionali, sono persone sicuramente oneste e di buon senso. E con le persone di buon senso si può ragionare, le persone di buon senso ascoltano, recepiscono le istanze, cambiano idea, perché solo i fessi non cambiano idea. E io l'unica cosa che posso augurarvi è di riuscire ad entrare nel consiglio regionale provando a mettere insieme la maggior parte della fiducia dei cittadini onesti dell'Emilia Romagna, della loro speranza, e approcciarsi a questa elezione come futura classe di governo. Cominciamo tutti a pensare cosa faremmo se fossimo un assessore regionale o il presidente di regione. Non pensiamo più a cosa fanno gli altri, non pensiamo neanche più a parlare di loro. Loro si sono già sputtanati, scusate il termine, sono già vecchi. A Napoli, in Campania, qui sta crollando un'intera classe politica. Vi ricordate quando tutti ci dissero che dovevamo allearci con De Magistris? Guardatelo De Magistris 2 anni e mezzo dopo. Io non dico che si deve dimettere per la condanna, quello sicuramente lo deve fare, ma lui si deve dimettere prima di tutto per manifesta incapacità politica, perché a botte di compromessi ha rovinato Napoli, ha finito, ha dato il colpo di grazia ad un comune che era già in dissesto a causa del PD. È questa la nostra storia. La nostra storia è una storia di coerenza che ci ha dato ragione. Ogni volta che abbiamo scelto di non prendere la scorciatoia, abbiamo avuto ragione e siamo andati avanti con i nostri principi. Ed è questo che adesso dobbiamo chiedere ai cittadini emiliano-romagnoli, di non prendere più la scorciatoia, di seguire la strada del buon senso, dei buoni principi e soprattutto di attivarsi in prima persona. Potremo anche diventare classe di governo della vostra regione, dell'Emilia Romagna, ma se non avremo dei cittadini consapevoli, saremo sempre su due strade diverse, due strade che non viaggiano in maniera parallela e che per forza porteranno al nostro fallimento. La nostra è una rivoluzione culturale che stiamo facendo con l'esempio, rappresentando l'esempio del politico che vorremmo, e politico in senso buono, in senso di persona che fa massimo 2 mandati e se ne va, nel senso di persona che si taglia lo stipendio, che sta sempre tra i cittadini e che quando sbaglia lo ammette, perché noi non è che non sbagliamo, ma dobbiamo ammettere di aver sbagliato. Quanto a tutti gli altri, a tutti quelli che sono nostri detrattori, a tutti quelli che sperano di vederci morti, che sperano che ci riduciamo all'1%, io dico, noi potremmo anche diventare quelli dello 0% a livello elettorale, ma di noi non vi libererete, perché siamo cittadini attivi che continueranno a lavorare sul territorio come facevamo prima di creare il Movimento 5 Stelle, che quest'anno fa 5 anni. Anche prima noi c'eravamo fuori dai meccanismi di voti e fuori dai meccanismi delle liste e dei candidati, solo che a un certo punto, quando la politica ha smesso di ascoltarci, abbiamo dovuto decidere di diventare anche un soggetto politico che si candidava per sostituire quelli che non ci ascoltavano. E adesso noi ascoltiamo centinaia di cittadini ogni giorno e cerchiamo di aiutarli con enormi difficoltà. Speriamo presto di poter far sì che questa epoca politica, questa era politica, sia solo un ricordo e che non ci debba essere più il Movimento 5 Stelle, perché il Movimento 5 Stelle esisterà finché non sarà ripristinata un po' di normalità all'interno della situazione politica italiana, quando finalmente i cittadini potranno accedere alle istituzioni senza il bisogno del Movimento 5 Stelle, allora a quel punto non ci saremo più, avremo consegnato ai nostri figli un'Italia migliore, un'Emilia Romagna migliore, una Campania migliore, e potremo ritornare alle nostre vite, al nostro lavoro, e Beppe Grillo potrà andare in pensione felice di aver contribuito al miglioramento della società italiana. Come vedete, non ho parlato degli altri, non ho intenzione di nominare gli altri, andiamo avanti per la nostra strada, raccontiamo ai cittadini che Italia vogliamo, lo inizieremo a fare dal Circo Massimo tra 15 giorni con Italia 5 Stelle, dove si parlerà dell'Italia che vogliamo e dell'Italia che sogniamo. Ciao a tutti e in bocca al lupo. E grazie Luigi. Ne valeva la pena, ci teneva veramente tanto, al di là di quello che hanno scritto Di Maio, Di Clini, ci teneva tantissimo, non ce l'ha fatta, ma ce l'ha fatta lo stesso, perché la tecnologia di oggi ci consente anche questo.